parla di Enne, volevo fare questi video riguardo la saga dell'Enne. Infatti, sul mio sito vedrete che c'è proprio una pagina dedicata che si chiama Tutto sull'Enne, insomma. E voglio fare dei video da allegare ai miei post e perché mi sono stati richiesti. Si parla quindi di Enne e per iniziare spiegherò cos'è l'Enne, quali sono le sue proprietà e come agisce. Iniziamo quindi. L'Enne erroneamente si pensa sia quello dei tatuaggi che si fanno in spiaggia, ma non è vero. L'Enne in realtà si chiama Lawsonia enermis, è una pianta e le foglie di questa pianta, una volta essiccate e quindi polverizzate, daranno questa polvere di Enne, insomma, ve la mostro, che serve per tingere. Ma non tinge di nero come pensate, bensì di rosso. Ecco la polverina, vedete? Una volta che questa polvere viene miscelata con dell'acqua, si farà un fango, una pappetta, insomma, che tingerà di rosso. L'Enne quindi non solo viene utilizzato sulla pelle per fare dei tatuaggi ovviamente rossi, infatti non so se avete presente quei tatuaggi indiani che fanno che usano per le cerimonie, sono le donne nordafricane e indiane che generalmente fanno uso dell'Enne come tatuaggio. Ma viene anche usato per tingere i capelli, infatti, come vedete, non so se dalla luce si vede, ma io sono tinta di rosso grazie proprio all'Enne e alle sue proprietà. Oltre all'Enne rosso, erroneamente vengono chiamati come Enne anche altri tipi di piante. Infatti viene chiamato Enne nero, l'Indigofera tinctoria, che è un'altra pianta che invece tinge di blu e sui capelli dà invece dei riflessi ovviamente neri, perché il nero e il blu su capelli comunque già colorati dà un colore più scuro, quindi nero. Mentre esiste anche l'Enne castano, che in realtà è una miscela di Enne rosso e Enne nero, e entrambi insieme ovviamente daranno un colore invece più castano, mitigati tra i due, un colore mitigato tra i due colori, cioè il rosso e il blu. Inoltre c'è anche l'Enne biondo, che si tratta sempre di un altro tipo di miscela, in cui ci sono altre piante che invece danno riflessi gialli, dorati, come la camomilla, come la curcuma, il rabarbaro, eccetera, eccetera. In alcuni casi ci metto anche l'Enne rosso, in altri casi ci metto l'Enne nero, l'Enne neutro. L'Enne neutro invece è un altro tipo di pianta che si chiama Cassia italica o Cassia obovata. Questa pianta invece ha proprietà molto simili all'Enne rosso, che vi spiegherò dopo, ma non tinge di rosso, quindi è un Enne neutro che serve semplicemente per curare i capelli. Parliamo adesso delle proprietà. Come avrete capito, l'Enne si tinge ma cura anche i capelli. Questo perché l'Enne non solo colora i capelli ma li lucida tantissimo, quindi tende a chiudere le cuticole, perché l'Enne rosso, io parlo sempre dell'Enne rosso in questo caso, quando poi parlerò degli altri tipi di Enne, ne parlerò negli altri video. L'Enne rosso lucida molto i capelli perché è molto acido, ha un pH molto acido, il pH non molto acido, chissà quanto, però un pH acido è giusto per i capelli, e il pH più acido tende a chiudere le squame dei capelli. Inoltre, a differenza dell'ammoniaca, l'Enne non apre le cuticole per colorare i capelli, ma la molecola di Lawsone si avvolge attorno al capello come a creare, diciamo, una pellicola. Di conseguenza, oltre a tingere e lucidare i capelli, dà anche una consistenza maggiore ai capelli, quindi dona molto più volume, resistenza. Infatti, i capelli sono molto più difficili da spezzare. Resistenza, inoltre, li disciplina anche. In alcuni casi si notano anche i capelli più lisci dopo l'applicazione dell'Enne, lo noto io sulla mia pelle, o meglio sui miei capelli, che i capelli sono più lisci, specialmente dopo aver fatto l'Enne o lo shampoo successivo, perché diciamo che l'Enne tende un po' ad appesantire il capello, ma diciamo appesantire, diciamo così, perché in realtà non lo appesantisce realmente. E voglio farvi vedere, anzi, vi lascio delle fotografie dei miei capelli come sono lucidi grazie all'Enne.
Io lo trovo, lo faccio da 4 anni ormai, quindi lo trovo fantastico. Inoltre voglio dire anche un'altra cosa riguardo la qualità dell'henné. Come vedete è una polvere, quindi di henné. Questo è un henné che mi ha inviato Terza Luna, sempre nel rosso naturale. All'interno di alcuni henné, siccome è comunque della polvere, in alcuni casi per allungare il brodo e quindi far pagare di più e avere meno prodotto, ovviamente, aggiungono della sabbia, la quale non colora. Quindi io quando parlerò di henné scadente, riguarda proprio l'henné che ha sabbia al suo interno, quindi più sabbia ha meno colora e quindi più è scadente. Senza dubbio esistono henné che colorano ugualmente, sono pieni di sabbia, ma in quel caso li considero ugualmente scadenti perché henné pieni di sabbia sono difficili da lavare e da mandare via. Spero di aver detto tutto. Per vedere altri video riguardo dove si compra l'henné, cliccate qui sul video al fianco. Spero vi sia piaciuto e continuerete a guardarmi. Per ulteriori informazioni vi lascio giù il mio sito, il mio link al mio sito che è www.blogdicalliope.it, dove troverete una sezione del mio blog tutta dedicata all'Enne con annesse le domande frequenti che mi vengono spesso fatte e alle quali do risposta. Spero vi sia piaciuto, un bacione da Calliope, ciao!